Salve mister. Salve. Com'è andato questo suo ritorno a Genova e cos'è mancato oggi alla squadra per raggiungere i tre punti? Ma il mio ritorno a Genova davanti al pubblico del Genova è stato un piacere. Ho lasciato lo stadio qualche tempo fa fra gli applausi, pur avendo perso, mi riferisco alla partita con il Milan, e li ho ritrovati grandi come sempre nel sostenere i propri colori. Sono impagabili, perché in una situazione di classifica di questo tipo vedere e assistere, come è successo già domenica scorsa e la precedente, assistere a una partecipazione del genere significa solo che c'è tanto cuore, ma non c'era bisogno di scoprirlo. Io lo ricordavo così e mi ha fatto piacere veramente ritrovarli. Credo che l'affetto che nutro io per loro e il ricordo positivo che ho di loro, penso che sia anche contraccambiato. Almeno lo spero. Mister, parliamo dell'Empoli. Avete fatto un quarto d'ora alla grandissima, poi avete sofferto tanto la pressione del Genoa. Come valuta la gara nel complesso? La valuto così come l'hai definita. Quando siamo noi siamo molto produttivi, anche se non concretizziamo, no? Però abbiamo avuto, il portiere è stato bravissimo su Bairami, poi la punizione, una bella punizione, un'altra palla di Pinamonti sul passaggio di Parisi che poteva essere decisiva. E poi è successo quello che stavi dicendo, cioè ci siamo dovuti calare in un campo, in un piano che non è il nostro, perché al quale non siamo abituati, ma che il Genoa ci ha condizionato a interpretare. Un Genoa importante, io ho fatto i complimenti all'allenatore e alla squadra, perché sono stravolti rispetto al passato. Una squadra che sa quello che vuole, molto determinata sotto l'aspetto agonistico, serio, non sportivo, voglio dire, sono preparatissimi e ti portano dove vogliono loro. E questa è una componente molto importante che non è facile da dare. Lui, l'allenatore, ci è riuscito e per questo faccio i complimenti. Però siamo stati bravi noi a mettere da parte la cravatta e slacciare la camicia. E quindi ci siamo messi una veste che non è la nostra, ma nella quale siamo entrati subito. E siamo stati bravi fino alla fine. Mi è piaciuta molto la partita. Non è la gara che io amo, per quale lavoro volentieri, però devo dire che oggi ho avuto soddisfazione più che dal comportamento della squadra, più che nelle precedenti, dove eravamo stati anche molto molto belli e molto soddisfacenti dal punto di vista estetico. E quindi di questo sono contento, perché abbiamo fatto un ulteriore passo avanti e ci siamo resi conto anche che è una squadra che ha valori illimitati sotto l'aspetto morale e professionale. Forse non saremo eccellenti sotto l'aspetto tecnico, però abbiamo tanto da dare e molto hanno dato anche oggi. Ciao Flavio. Buongiorno mister. Buongiorno. Ecco. Lei è un osservatore, insomma, di non capisco con la mascherina. Ah, tolgo. Lei è un ottimo osservatore di calcio italiano anche. Le volevo chiedere due cose, le riassumo in una. Se c'è una cosa che l'ha colpita di più di quelle che in parte ha già detto del Genoa che ha visto oggi come avversario, e se possiamo dire che questo è un campionato di Serie A estremamente equilibrato, puoi fare punti con tutti, ma ci sono anche un numero di pareggi molto alti, secondo me è un po' la cifra di questo campionato. Voi forse come squadra ne siete anche un emblema, avete conquistato molti punti e molti in trasferta, c'è anche un fattore casa che
per alcune squadre manca un po' quest'anno, Genoa ne è un esempio. Ma precisamente che tipo di risposta vuoi? Quale? Me ne è fatta... Risponda sul discorso di cosa l'ha colpita del Genoa e che tipo di campionato state affrontando voi? Sai, il nostro tipo di campionato è esattamente... abbiamo la stessa prospettiva che hanno tutte quelle della bassa classifica, cioè di conquistare la salvezza, che non abbiamo ancora e che ancora va perseguita. Per quanto riguarda il Genoa, a me, come dicevo poc'anzi, ha impressionato sotto l'aspetto positivo, per come riescono a essere una squadra solida con il loro modo di interpretare il calcio, che può anche non piacere a volte, ma che è assolutamente sostanzioso. E non è un caso che mettono in difficoltà a qualsiasi squadra che li incontra ora. Se non ti metti sul loro piano è dura da superarli, ma anche dura non soccombere. Noi l'abbiamo fatto, dispiace per loro che hanno una situazione classifica nella quale purtroppo si intravede molta salita, ma di sicuro fa onore vederli giocare in questa maniera.